Quasi un anno dalla morte di Alice Neri, trovata carbonizzata nel bagagliaio della sua auto nelle campagne di Fossa di Concordia, il 18 novembre 2022, la Procura di Modena ha messo la parola fine alle indagini sull'omicidio della giovane mamma di Ravarino. Con l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale e dalla distruzione di cadavere, verrà dunque chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di colui che, secondo la procura modenese, è l'unico responsabile dell'omicidio di Alice. Il tunisino Mohamed Galul, arrestato in Francia lo scorso dicembre, è detenuto nel carcere di Modena da gennaio. A Galul, oltre all'efferato omicidio della 32enne, viene contestato anche lo spaccio di sostanze stupefacenti a 3 clienti. Una chiusura delle indagini che arriva in concomitanza con l'esito della consulenza medico-legale effettuata dall'Istituto Labanov di Milano. I periti hanno stabilito che la giovane mamma sarebbe stata uccisa da almeno 5 fendenti, di cui uno dritto al cuore. Alice, secondo la procura, si sarebbe difesa da un tentativo di violenza sessuale, come dimostrerebbe il reggiseno della vittima strappato e ritrovato a pochi metri dalla macchina della donna. Ma a inchiodare Galul, secondo la procura, sarebbero anche alcune telefonate dell'uomo a sua moglie Lisa nei giorni in cui era all'estero ricercato dagli inquirenti. Una in particolare, del 10 dicembre 2022, durante la quale l'indagato chiede alla donna di cancellare i loro precedenti messaggi. E ancora, si legge nel documento, sempre la moglie Lisa, durante una telefonata con un'inviata del nostro programma, avrebbe fornito a Galul un falso alibi per la notte del 18 novembre. She was with me that night. Dove era? A casa? Yes, with me. He was at that bar, he asked that woman to pass out. Okay. Brought him close to home, not directly home, close to home. He then walked till home. Then he was around 2 and he came home.